Si deve dire no agli sfratti, che si deve dire no agli sgomberi, che gli affitti devono essere ribassati e che va rilanciata l'edilizia pubblica. Due, perché gli inquilini sono anche lavoratori, c'è un legame strettissimo tra quello che è il livello sempre più basso dei salari e la precarietà lavorativa e il crescere degli sfratti e delle esecuzioni immobiliari. Nella città di Milano abbiamo oltre 3.000 sfratti in corso eseguiti ogni anno e migliaia di esecuzioni immobiliari in corso. Gente che da un giorno all'altro si ritrova senza casa e senza avere nessun tipo di alternativa. Nessun tipo di alternativa perché di fatto il problema casa è l'ultimo dei problemi sia per il governo nazionale che per le amministrazioni locali. A livello nazionale sono stati tagliati i fondi per l'edilizia pubblica, sono stati tagliati i fondi per i contributi sull'affitto, non si è fatto nessun meccanismo di graduazione degli sfratti e si usa il problema casa solo per creare lotta fra poveri, per cercare di mettere gli italiani contro gli immigrati, per mettere gli inquilini regolari o chi chiede una casa contro chi spinto alla necessità ha occupato abusivamente un alloggio. A livello locale la Regione Lombardia ha inserito tutta una serie di meccanismi discriminatori nell'assegnazione delle case popolari e dei meccanismi che sono finalizzati a dare soldi agli enti gestori, all'ARE, che peraltro questi soldi in questi anni si erano allegramente sperperati, e non a dare un meccanismo di buona gestione dell'edilizia pubblica, di ristrutturazione degli alloggi vuoti, di un'offerta abitativa decente. A livello del Comune di Milano anche lì mancano i soldi, mancano le tutele. Nel giro di 4 o 5 anni abbiamo visto la gestione degli sfratti e dell'emergenza abitativa che è precipitata. Le famiglie prima vengono sfrattate, finiscono sulla strada, ci stanno per mesi e mesi e poi forse dopo ricevono un'assegnazione di un alloggio pubblico. Allora noi diciamo che bisogna avere un'unità tra il movimento dei lavoratori e il movimento che lotta per la casa. E diciamo che vanno mandate avanti le lotte, che bisogna lottare quotidianamente, bisogna quotidianamente con le iniziative, con il picchetto antifratto, con le manifestazioni e i presidi, ma anche con la riappropriazione degli spazi pubblici. Abbiamo avuto un'esperienza a Milano, e abbiamo un'esperienza a Milano, che è quella di Aldo 1226 per 1, che ha fatto quello che dovrebbero essere le istituzioni che danno, ha riutilizzato degli spazi pubblici lasciati o degli spazi privati lasciati al degrado per farne un momento di accoglienza per le famiglie sfrattate. Questa cosa deve continuare, si deve diffondere, tutto il patrimonio abitativo deve essere utilizzato, non devono esserci più case popolari vuote, ma anche tutti gli spazi privati lasciati al degrado e spesso anche alla microcriminalità vanno utilizzati per dare una risposta temporanea alle famiglie che vengono sfrattate o sono in emergenza abitativa.